Ma per chi vuole leggere libri, non li può comprare in libreria, io credo che sia giusto suggerire, per me come per altri, di andare su internet. Nel caso mio, sul sito www.vittoriosgarbi.it, trovare i miei libri sull'arte. Chi non mi ha apprezzato per posizioni che ho assunto in tante circostanze della vita e della politica, sa che io parlo d'arte come qualcosa che per me è essenziale e ne parlo perché tutti la possono capire, credo che nessuno lo possa negare, la passione che io ho sempre messo a raccontarla. E quindi mi dicono pure che chi acquista i libri sul sito potrà ricevere dei libri che hanno già le mie dediche o firme, che posso anche personalizzare se sappiamo chi desidera il libro. E basta inviare il testo della dedica, cioè il nome della persona che la vuole, l'indirizzo di spedizione, perché lì si possa mandare il libro con la dedica. E i libri in vendita sono il mio libro su Leonardo, il genio dell'imperfezione, aver capito rispetto a Raffaello che è perfetto, che è irraggiungibile, che è divino, che Leonardo è grande perché è imperfetto, è il genio dell'imperfezione. Il diario della capra, che è un libro divertente per ogni giornata, soprattutto per gli studenti che non andando a scuola ogni giorno lo perdono cercando di raccogliere nell'aria quello che un insegnante non gli può più insegnare. E poi la serie del Tesoro d'Italia, i 7 volumi in cui io dalla pittura di Giotto fino al Novecento racconto l'arte italiana, Tesori d'Italia. E poi La Costituzione e la bellezza, un libro scritto con Michele Ainis, in cui indichiamo come la bellezza sia costituzionale, come sia uno dei valori fondamentali e qualificanti dell'Italia. L'Italia è la bellezza, più di ogni altro luogo al mondo. E poi il libro su Parmigianino, che è un libro che parla di un artista morto a 37 anni come Raffaello, che è stato anche più bravo di lui, forse più sofisticato e meno assoluto, raffinato, un artista che merita di essere conosciuto. Ecco, Leonardo, Diario della Capra, Tesori d'Italia, La Costituzione e la Bellezza, Il Parmigianino e anche Il Rinascimento, un libro in cui io parlo di quello che sarà il nostro futuro, perché occorrerà rinascere veramente, non solo rispetto al passato, non solo rispetto a quello che l'Italia è stata nel Rinascimento, che è il momento più alto dell'arte italiana, ma anche rispetto a quello che dovrà capitare subito dopo la peste, uscire e rinascere. Quindi, se qualcuno di voi ha intenzione di ricevere questi libri e di leggere le cose che io ho scritto, www.vittoriosgarbi.it, lì troverà tutti i libri che io adesso ho descritto.